Nei giorni scorsi abbiamo parlato dei problemi del mercato coperto, però di problemi insomma ne avete tanti anche voi qui. Quali sono le cose più urgenti da chiarire? I problemi nostri che abbiamo qui sulle casette, diciamo che sono 15 anni che stiamo a zonzo, avevamo due posti fissi giù, intorno al Pescio, con i box sulla Bavaria. Dopo lo spostamento ci siamo trovati in mezzo alla strada, dopo l'ultimo spostamento non ci hanno potuto più integrare giù perché è subentrato a Belle Arti, i box non si fanno più e ci hanno lasciato qui per 2 anni, 3 anni, senza che nessuno si è preoccupato. Noi per 2 anni abbiamo fatto la fame, ma non abbiamo mai bussato agli arti, loro sì, no, no, loro sì, noi no. Ci siamo rimboccati le maniche, perché il nostro mestiere è rimboccarci le maniche tutte le mattine. E piano piano, piano piano, piano piano abbiamo fatto questa piazzetta che, se tu la guardi, penso che non sia mai stata a Civitavecchia un mercato pulito e bello e funzionale come questo qui. Anzi, dovrebbe prendere un attimino l'amministrazione e fare una cosa più adeguata giù, tipo questa qui, spazi liberi dove la gente può fermarsi, può girare senza piegarsi di petto uno con l'altro, e andare avanti su questa pulizia qui. Poi diciamo come siamo messi qua noi abbiamo fatto le casette, io personalmente c'è stato un incendio, ho dovuto ricomprare tutto quanto a mie spese, ho aspettato 4-5 mesi il comune, ma il comune mi ha girato le spalle, però non sono andato a chiamare nessuno, ho preso i soldi, sono andato avanti e cerco di campare, ho famiglia, faccio solo questo mestiere qui, sono costretto ad andare avanti così. La luce l'abbiamo attaccata, calcolo che il mio è il secondo altlaccio che faccio, c'è uno fermo giù e mi hanno fatto attaccare un altro qui. Paghiamo la luce, paghiamo la luce anche al bagno del comune, la paghiamo sempre noi sui nostri contatori e non chiediamo niente a nessuno e non dirigiamo il dito verso nessuno. Sono due mercati staccati, purtroppo non per colpa nostra, ma non è che ci facciamo la guerra. Ecco, c'è la possibilità proprio di un'unione tra di voi, tra i mercatali, per andare tutti d'accordo. Allora, guarda, il 90% di queste le casette si è iscritto all'associazione del mercato che sta giù, quindi c'è sta la nostra volontà di stare insieme. Certo, ognuno ha i suoi problemi, non possiamo mischiare i problemi loro con i nostri, ma non è che se loro vogliono aggiustare il mercato delle pesce noi diciamo no, non l'aggiustate, che ci abbiamo messo di noi, mai fatto e mai lo faremo. Nessuno ha detto niente, che hanno cambiato 3 volte le lampadine là dentro e noi abbiamo chiesto un lampione qui, non l'hanno messa ancora da 12 mesi, invece hanno cambiato 3 volte le luci a LED dentro al pesce a decine di 1.000 euro alla volta, ma per carità, buon per loro, ma non hanno capito ancora che il mercato o si campa tutti insieme o si muore tutti insieme. Non esiste che un mercato tanti campano e tanti fanno la fame, non è mai esistito, è una collettività, non è una cosa normale, sono botteghe separate. Ecco, non hanno capito loro, è inutile che ci puntiamo il dito uno con l'altro, la guerra tra poveri, che ci va a guadagnare il pubblico.